E allora, terza edizione consecutiva qui a Torino, all'Alpitour, il Paralpitour per le ATP Finals e terza presenza naturalmente alla finale. Tra poco, 2 ore e mezza, scenderanno in campo Sinner e Djokovic per un evento storico, mai un italiano in finale alle ATP nella lunga storia di questo prestigiosissimo torneo. Alessandra Laganà, di 11 anni, Hana Okuda, di 9 anni. Mr. Djokovic, on the right center, satisfying the ball was called false.
Bravo! Intesa San Paolo, questa settimana ha donato 100 euro alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.
così, anche perché quest'anno si conclude questa edizione, la terza edizione qui a Torino delle ATP Finals, un grande successo. Per la seconda volta consecutiva vince Nole Djokovic, l'anno scorso battendo Ruud, quest'anno battendo, ahimè, Sinner, ma insomma, Nole, e siamo onorati di aver potuto vivere la sua epoca e magari di poter continuare a viverla, questa epopea del numero uno assoluto nella storia del tennis.